Innanzitutto rappresenta una condizione, Dario, piuttosto che un'entità, come potrebbe sembrare dal titolo. È la storia di un impiegato che lavora in un'azienda pubblicitaria per sopravvivere. Per vivere lui vorrebbe fare lo scrittore. La storia di Primo che incontra e si scontra con quella di Vincenzo Sallusti, che invece è uno scrittore affermato che non sa più scrivere, ha bisogno di un romanzo. C'è la possibilità di una soluzione con Primo che potrebbe essere lo scrittore fantasma di Vincenzo. Quindi, Quindi è la storia di un ghostwriter. di un ghostwriter, sì, di un ghostwriter. C'è questo conflitto anche interiore di Primo che realizzerebbe il suo sogno di scrivere, però non apparendo mai. E quindi anche il disagio di un tema comunque ancora attuale e forse è sempre stato del fatto che per essere bisogna apparire, purtroppo o per fortuna. Quanto di intimo c'è in questo libro? Allora, quando Quanto di Alessio Brocco c'è in questo libro? ovviamente c'è qualcosa, abbastanza forse, però non tutto, perché poi chi si confronta con l'arte, qualsiasi essa sia, quella della scrittura, a mio avviso, è l'arte più povera che c'è, perché basta niente per tentare di fare arte scrivendo, basta una penna e un foglio di carta. Di me, ovviamente, quando si confronta qualcuno con l'arte, ci mette del suo, parla di cose che conosce, o almeno dovrebbe, parla di cose che ha vissuto, o che sta vivendo. Però poi c'è spazio all'immaginazione, ci deve essere anche spazio a altri tipi di storie, però c'è una fetta autobiografica, c'è assolutamente, ma questo penso che ci sia in ogni libro che ho letto di altri autori molto più importanti di C'è, me. c'è, Esiste, esiste c'è sempre. una cosa, C'è sì, l'amore, la un'intimità. passione, la morte. Certo, un'intimità Ci sono c'è grandissimi sempre. scrittori che tutti sanno ormai che la stragrande maggioranza della propria produzione l'hanno fatta pensando ad una donna. Quindi voglio dire, non è che quanto c'è di questo? Hai pensato, ecco, per esempio, ti faccio una domanda brutale. Quando hai scritto, mentre tu stavi scrivendo questo libro, Pensavo a cose che conoscevo, ho preso spunti da persone che conoscevo, da me stesso, da situazioni che ho vissuto più o meno, e un po' romanzate poi ovviamente, come giusto che sia, però c'è questa cosa qui esiste, c'è, e è importante anche farla percepire perché rende un libro umano.